Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa pasta sfoglia. Questa delizia ormai è diffusa in tutte le pasticcerie del mondo perché ormai non esiste una che non ce l'ha. Infatti questa pasta si può abbinare a una miriade di creme e si può utilizzare sia per i dolci che per i salati. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa fantastica ricetta ci serviranno 250 g di farina manitoba, 250 ml di acqua fresca, 250 g di farina 00, 10 g di sale e 400 g di burro. Per prima cosa prendiamo il nostro burro e lo mettiamo in mezzo a due fogli di carta da forno. Lo spingiamo leggermente con le mani, poi aiutandoci con un mattarello lo stendiamo finché non diventerà un bel rettangolo. Abbiamo steso il nostro burro ad una misura di 20 cm x 20 e ora aiutandoci con la carta da forno definiamo per bene una forma. Poi lo continueremo a stendere finché non diventerà perfetto. Ed ecco qua come si deve presentare il nostro quadrato di burro. Fatto ciò lo mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Mentre il nostro burro sta riposando in frigo noi ci occupiamo dell'impasto e per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente e ci mettiamo dentro le farine, il sale e l'acqua a filo. Poi mescoliamo il tutto finché non diventerà un impasto omogeneo. Raggiunta questa consistenza, lo trasferiamo sul piano di lavoro e lo continuiamo a lavorare finché non diventerà bello liscio. Giunti a questa consistenza, prendiamo il nostro panetto, lo copriamo di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo in frigo per almeno mezz'ora, ovviamente a riposare. E dopo 40 minuti di riposo in frigo possiamo prendere il nostro impasto e adagiarlo sul nostro banco di lavoro spolverizzato di farina e ne mettiamo un pochino anche sopra al nostro impasto. Poi, aiutandoci con un mattarello, lo stendiamo finché non raggiungerà una lunghezza di 42 cm e una larghezza di 22 cm. Raggiunta la lunghezza prestabilita, prendiamo il nostro panetto di burro e lo mettiamo nel mezzo. Togliamo la carta da forno. Poi prendiamo la parte superiore e la facciamo arrivare alla metà della lunghezza del nostro burro. Poi prendiamo quella inferiore e andiamo a toccare quella superiore. A questo punto, aiutandoci con un mattarello, rifiniamo per bene i bordi. Ora, aiutandoci con un po' di farina, stendiamo il nostro impasto fino ad arrivare ad una lunghezza di 60 cm e una larghezza di 20. Come al solito, rifiniamo per bene i bordi aiutandoci con il nostro mattarello. Raggiunte le misure prestabilite, aiutandoci con un pennello da cucina eliminiamo la farina in eccesso. Poi portiamo la parte inferiore a circa metà della lunghezza del nostro impasto. Togliamo la farina in eccesso. Rifiniamo leggermente. Poi portiamo la parte superiore a coprire, esattamente in questo modo. Togliamo ancora la farina in eccesso, sempre aiutandoci con il nostro pennello da cucina. Fatto ciò, ristendiamo il nostro impasto, sempre aiutandoci con un pochino di farina, finché non arriveremo alla lunghezza prestabilita di 60 cm x 20. Come potete vedere, rifiniamo anche per bene i bordi. Una cosa importante è rifinire sempre alla perfezione i bordi. Ora applichiamo al nostro impasto lo stesso procedimento di prima, cioè
Eliminiamo la farina in eccesso con il nostro solito pennello da cucina. Poi applichiamo le tre pieghe. Prendiamo l'impasto e lo portiamo circa a tre quarti della lunghezza totale, sempre ovviamente partendo da destra. Eliminiamo la farina. Rifiniamo leggermente il bordo. Poi prendiamo la parte di sinistra, cioè quella superiore, e andiamo a coprire. Poi, aiutandoci con le dita e per capire quante pieghe abbiamo fatto, facciamo una leggera pressione sul nostro impasto. Poi lo copriamo di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo o mezz'ora in freezer o un'ora in frigo. E dopo mezz'ora di riposo in freezer prendiamo il nostro impasto e lo adagiamo sul nostro piano di lavoro già spolverizzato di farina. Poi, aiutandoci con un mattarello, rifiniamo per bene i bordi e lo ristendiamo per prima a 60 cm per 30. Questa, cari ragazzi, è la terza piega. Scusate l'errore, ragazzi, lo ristendiamo come prima a 60 cm di lunghezza per 20 di larghezza. Giunti alla lunghezza prestabilita, aiutandoci con il nostro pennello da cucina, togliamo la farina in eccesso. Poi, come al solito, facciamo arrivare la parte inferiore del nostro impasto, cioè quella destra, a tre quarti della lunghezza totale. Rifiniamo per bene gli angoli perché sono molto importanti. Poi portiamo la parte superiore, cioè quella di sinistra, a coprire. Fatto ciò, stendiamo di nuovo il tutto a 60 cm di lunghezza per 20 di larghezza. Eliminiamo ovviamente la farina in eccesso. Rifiniamo per bene i bordi. E finalmente siamo arrivati alla quarta e ultima piega. E come al solito facciamo arrivare la parte inferiore, che è quella di destra, a circa tre quarti della lunghezza totale del nostro impasto. Rifiniamo per bene quel bordo lì. Poi prendiamo la parte superiore, che sarebbe quella di sinistra, e la portiamo a combaciare. Rifiniamo per bene gli angoli aiutandoci con le mani. Togliamo la farina in eccesso. Poi facciamo quattro buchi con le nostre mani. Fatto ciò, la mettiamo a riposare o un'ora in frigo o mezz'ora in freezer, sempre coperta da pellicola alimentare trasparente. Passato il tempo di riposo, prendiamo il nostro impasto e lo adagiamo sul nostro piano di lavoro che abbiamo già spolverizzato di farina. Poi lo stendiamo come al solito a 60 cm di lunghezza per 20 di larghezza. Raggiunta la lunghezza desiderata, facciamo la quinta piega. Come al solito prendiamo la parte inferiore, che è quella di destra, e la portiamo circa tre quarti della lunghezza totale. Togliamo la farina e rifiniamo per bene i bordi perché sono molto importanti. Poi portiamo la parte superiore, che è quella di sinistra, a coprire. A questo punto lo ristendiamo a 60 cm per 20. Come al solito rifiniamo anche per bene i bordi. E finalmente siamo arrivati alla sesta e ultima piega e come al solito togliamo la farina in eccesso con il nostro caro pennello da cucina e applichiamo le solite tre pieghe. Facciamo arrivare l'impasto a circa tre quarti della lunghezza totale, rifiniamo bene i bordi perché sono veramente importanti per una realizzazione perfetta della pasta sfoglia, ci aiutiamo con le mani, poi prendiamo la parte superiore e la portiamo a coprire il tutto. Poi lo copriamo di pellicola alimentare trasparente e se vi serve subito lo potete mettere mezz'ora in freezer a riposare. Se invece non avete fretta sappiate che si può tenere fino a un mese e mezzo in freezer e 4 giorni in frigo. Ma guardate che meraviglia di sfoglia che ci è venuta, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete
tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!